Io sto aspettando qualche attimo nella speranza che funzioni, nella speranza che la trasmissione vada. Scusate per il rumore, nel frattempo ho chiuso la finestra per evitare che ci siano rumori inconsunti di sottofondo. Benissimo, pare che la trasmissione sia cominciata. Buongiorno, buongiorno a tutti e buona domenica, bentornati al salottino dello zio. Oggi proviamo appunto Terraria, o Terraria. In questo periodo dicevo che stavo cercando un altro giochino da poter sostituire a Real Farm, perché per quanto sia grazioso e adatto allo scopo, diciamo che purtroppo non è completo a quanto pare, quindi non possiamo affidarci a Real Farm perché ci sono alcuni bug, insomma, e leggendo online un poco di informazioni sono venuto a scoprire che purtroppo il gioco non è completo, non sono previste patch o cose del genere per migliorarlo, per sopperire ai problemi. Siamo in queste condizioni, quindi adesso che ho scaricato la versione dimostrativa di Terraria, così per provarlo e vedere insieme se è adatto ai nostri scopi, nel frattempo vediamo appunto di che gioco si tratta. Premiamo X per cominciare. Queste cose visibili, il gioco sta salvando i dati, va bene. Sto provando in questo momento. Io ho visto qualcosa di un videoclip così che mi ha fatto comprendere che si tratta di un Minecraft in 2D, per cui non so dirvi nient'altro. Vediamo cosa ci dice l'impostazione generale, salvataggio automatico, vabbè, quantomeno in italiano, quindi già è una cosa carina. Allora facciamo una cosa, queste le cambiamo dopo. Forse il colore del cursore, il colore lo voglio cambiare, voglio mettere sull'azzurro perché mi piace. Aspetta, sta cambiando il colore. Ah no, il colore di quello cambia indistintamente. Va bene. Volume, vediamo un po'. Audio 100%, per adesso mi sta bene, diciamo che riesco a andare. Quindi giocatore singolo non si può fare, dobbiamo far partire il tutorial. Facciamolo partire. Vediamo cosa ci dice. Terraria è un gioco d'avventura per spingersi i confini del mondo e sconfiggere i perfidi boss sul tuo cammino. Questo tutorial te ne insegnerà le basi. Premi cerchio per continuare. Quindi col cerchio si afferra, con L2 si salta, L1 R1 alterna barra oggetti, R2 attacco. Intanto, perché si vede così lontano sto coso? È normale? Va bene. Utilizza L per spostarti. Fino a qui ci siamo. L2 per saltare. Oh, il primo trofeo. Studente di Terraria. Faccio un salto e già prendo un trofeo. Uno sturno verde. Dovrei picchiare questo. Veramente mi sono fatto picchiare subito. Prima io. Ok, l'ho picchiato. Puoi passare attraverso le piattaforme di legno. Prova a passare attraverso una piattaforma di legno. È anche abbastanza facile farsi colpire. C'è un modo per non farsi colpire. Mi chiedo perché sia così distante. Allora, inclinando in giù L, quindi posso tra virgolette pararmi, ecco. E lo colpisco da qua in maniera vile, vigliacca e approfittatrice. Salto fuori premendo L2. Ok. Questo salto su L2 devo dire che è un pochettino scomodo. Premi e tieni premuto R2 per eseguire un'azione con l'oggetto in uso. Punta con R. Nel frattempo immagino di fare esperienza picchiando questi slime. La barra dell'inventario si trova nella parte superiore dello schermo, sì. È possibile passare un oggetto all'altro con L1 R1. Adesso passa alla spada. È apparso un mostro malvagio. Oddio, cosa sarebbe un mostro? Sconfiggilo con la spada prendendo R2. Qual è il mostro malvagio? Mi sto facendo distruggere praticamente. Dov'è questo mostro malvagio? Verso quale direzione? Non penso che siano questi slime, sinceramente. È più facile col piccone perché mi fa il movimento rotatorio, quindi andiamo a vedere se da qualche parte c'è. Terraria è piena di mostri, specialmente notte. Per fortuna puoi trovare molte armi che ti saranno di grande aiuto. Va bene.
Se ti fai male, guarirai col tempo. Puoi anche usare del cibo o pozioni di guarigione, va bene. L'uccisione dello slime ti ha fornito della gelatina. Combinandola con la legna, otterrai una torcia. Raccogliamo un po' di legna, premi, cerca, continua, per battere una cosa, un'ascia, passa all'ascia. Eccoci. Poi battiamo, tieni premuto F2. Puntane uno. Allora, si deve puntare con R. È abbastanza lento, però. Ma io l'avevo già giocato un gioco del genere. Mi ricordo di averlo giocato online. Tra questi giochini, quelli gratuiti, diciamo. C'era uno di questi giochi che era molto, molto simile a questo. E spero si vedeva un po' più grande, decisamente. C'è modo per non farsi prendere. Tutti gli oggetti raccolti vanno nell'inventario. Premi triangolo per aprire l'inventario. Molto grande fino a questo momento. Il menu dell'inventario è diviso in sezioni. Quest'area costituisce l'inventario principale. La riga superiore è degli slot degli oggetti e la tua barra dell'inventario. Inoltre sono presenti slot per le munizioni, frecce o per le monete. Va bene. Utilizza L per spostarli da uno slot all'altro, premi X per raccogliere. Un attimo, devo uscire perché ora questi qua mi vanno picchiando in maniera violenta. Ecco, però adesso mi riparo qui. Quindi utilizza L per spostarli da uno slot all'altro, premi X per raccogliere e posizionare gli oggetti accumulati, premi L2 per spostare un oggetto alla volta. Allora, la torcia la posso lasciare. Vediamo intanto, spostiamola. La mettiamo qui. Bomba. La bomba intanto la tolgo. Così come tolgo la legna. Così come tolgo la ghianda. La metto qui. Gelatina, munizioni, materiale sia gustoso che infiammabile. Va bene. Da questa parte abbiamo moneta di rame. Monete, munizioni. 20, 26, 25 danno a distanza. 4% possibilità colpo critico, extra velocità. Nessuno spintone può essere posizionato. Vabbè, immagino vado usato con qualche tipo di fiondo o cosa del genere. Accumula subito nelle casse vicine. Organizza inventario. Bidone. Vabbè, intanto andiamo avanti. Sposta l'oggetto nella sezione del cestino per eliminarlo definitivamente. No, perché? Quale oggetto? Prendiamo una gelatina, dai. Con L2 prendi uno. Ok, e lo elimino. Sposto l'oggetto nella sezione vicino, poi lo elimino definitivamente. Premi R1 per passare alla sezione equipaggiamento. Nella sezione equipaggiamento si trovano armature e accessori. Gli oggetti negli slot di estetica s appaiono. Scritto male, s'appaiono. Sì, forse ce ne essere di più sul personaggio, ma non forniscono bonus per le armature. Allora, casco, sociale casco, tingere, sociale pantaloni. Se attivi una cassa o un venditore PNG, apparirà una sezione apposita. Premi L1 o R1 finché non passi alla sezione creazione oggetti. Con la gelatina e la legna raccolta puoi creare una torcia. Seleziona l'icona della torcia e premi X per crearla. Puoi ottenere maggiori informazioni sugli ingredienti e le formule. Premi il tasto a destra, insomma il digitale, per osservare gli ingredienti. Va bene. Gelatina e legna. Ok. Premi cerchi per uscire dalla sezione creazione degli oggetti. È necessario scavare ed estrarre minerali. C'è un filone di minerali nei paraggi, estrailo completamente puntando su di esso e tenendo premuto R2. E dove sarebbe, scusami? Questo sarà? Un blocco di pietra. Non mi pare che sia questo, non è che forse quella macchiolina verde che c'è lì in basso, perché non so. Vediamo dove possa essere sto coso di minerali. A questo punto proverei qui. Non vado avanti, lo slime cerchiamo.
cercato di evitarlo, ma l'ho preso in pieno. Questa visuale da lontanissimo, c'è un modo di video, vediamo. Parallasse 60%, tremolio, effetti tempesta, qualità onda, opacità interfaccia. No, tra l'altro non va in pausa nemmeno col menu di selezione. Un filone di minerali nei paraggi. Allora direi di andare verso questa direzione e cercare di... Scusi, signor slime verde, se lei... se io potessi evitarlo non sarebbe proprio male. Colpo con la spada è abbastanza inutile, devo dire. Pipistrello della giungla. Se è così difficile i primi mostri, immaginiamoci quelli più potenti. Blocco di... Intanto vado a ripararmi nuovamente perché ho l'energia a 1. Vediamo un po', insomma. Abbiamo un'ascia di rame, blocco di pietra, blocco di terra. Per aprire... ecco, così lo togliamo, mettiamo questi blocchi giù. Vabbè, comunque è come Minecraft, né più né meno. A questo punto, se devo prendere un gioco per il salottino, posso prendere Minecraft tranquillamente. Abbiamo la versione completa già da una vita, per cui... Sapete che in questo momento è la prima volta che mi viene in testa di prendere Minecraft come salottino. Che dato che c'è da costruire per veramente per giorni interi, non sarebbe proprio male prendere Minecraft come salottino. In versione comunque sopravvivenza, non in versione avventura con le creature, insomma. Ma questa cosa mi sta venendo in testa adesso. Chissà se magari la prossima puntata della domenica successiva potremmo... Ci penserò a questa storia. Vediamo se... Comunque questi materiali non li abbiamo ancora trovati, a quanto pare. Ok, mi sposto. Vediamo se è questo il blocco lì. Dimmi, allora, intanto prendo il blocco di pietra, quindi... È troppo piccolo sto coso, questa è la cosa che non mi convince. È troppo, troppo piccolo. Cioè, praticamente posso distruggere qualsiasi cosa, però il fatto che sia veramente così piccolo, 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 sembra un po' controproducente. Lo sarà io che sono veramente lontano dal televisore, nonostante il televisore sia abbastanza grande, devo dire. Bene, provo un po' ad andare avanti. Vediamo se riusciamo a trovare questo blocco di minerali. C'è un filone di minerali. Ragnatela. Ho preso ragnatela, però non vedo una marba. Avevo però costruito la torcia, ecco. Costruisci. Torcia. Non è costruisci, è impianto praticamente. Certo, diciamo, la ragnatela mi blocca. Si sta avvicinando la sera, ho impressione mia. Provo a muovermi perché sennò da qui non usciamo più. Qui c'è un'altra... Ah, era già sera, quindi ora si sta facendo giorno. Dov'è? C'è un indicatore per dirmi dove questo filone... di minerali nei paraggi. Torno dall'altro lato. La ragnatela mi rallenta un pochettino, però allo stesso tempo... Di che? Divoratore? Io devo andarmi a riparare. Ah, si faceva sera solo perché ero dentro il... insomma, dentro quella... quella caverna, chiamiamola così. Nel frattempo prendo informazioni sulle altre cose.
può essere posizionato materiale fornisce luce, va bene. Randidera può essere posizionato materiale. Allora, per passare alla modalità costruzione, come si faceva? R3. No, non da qui, scusami, non volevo fare questo. Allora, dipende quale materiale io ho. No, non voglio fare questo. Ecco, perfetto, volevo arrivare a questo punto, mi dice. Vediamo che cosa. Torcia, può essere posizionato materiale, fornisce luce, ne ho 15 fino a questo momento. Fuoco di bivacco, può essere posizionato, la rigenerazione vita aumenta vicino a un fuoco di bivacco. Questa è una cosa molto graziosa. Nel frattempo voglio provare a picchiare questo slime che mi sta... Praticamente si era troppo appassionato a me. Ecco, così è più semplice. Scusate, io faccio un altro movimento perché mi avvicino alla TV perché voglio capire. Intanto fino a che distanza posso, tra virgolette, scavare, di modo che io voglio proteggermi, restare al di sotto di questa... di questo strato praticamente, e avere un attimo di protezione in più. Blocco di terra. Ah, è grazioso perché mi piacciono i giochi dove si può modificare l'ambiente proprio come Minecraft. Io non pensavo che mi potesse piacere Minecraft come mi è piaciuto effettivamente. Solo è gigantesco, c'è da... E questo è il blocco, il filone di materiale? Riuscirò a romperlo prima o poi a picconate? Per ora mi pare che io lo possa picconare, però sto a vedere quanto tempo perdo. Non si rompe. Vediamo con l'ascia, ma non penso proprio. Niente, perdiamo un po' di tempo a picconate, vediamo se riesco a... C'è anche il mana in alto a destra, mi chiedo a cosa possa servire. Non ne ho minimamente idea. Non si rompe, proviamo qualcos'altro. No, proprio non ne vuole sapere. Allora, a questo punto proviamo a scendere un altro po'. Questo lo voglio lasciare, questo scalino, per poter saltare. Magari provo a eliminare soltanto questo. Sta salvando? Sì, sta salvando. Vediamo se c'è un altro posto dove andare a prendere del materiale. Mamma mia, qui siamo in tre. Slime verde. Ma voglio evitare di fare lotte inutili. Oddio, inutili sempre relativamente, perché comunque il fatto che diano tutti bene o male oggetti, questa è stata una botta di eccezionale. Qua ci sono i girasoli. Vediamo cosa c'è qui. Immagino che io queste liane le possa usare per arrampicarmi. C'è uno slime azzurro. Blu, veramente, lui dice blu. E lì sotto vedo una cavernucola che potrebbe diventare abbastanza interessante. Qui c'è della sabbia. Blocco di sabbia, infatti. Proviamo a fare una bella scalinata. Ah, giustamente la sabbia va cadendo, come è giusto che sia, quindi non posso, tra virgolette, cercare di fare un... Ah, guarda, c'è l'effetto pure dell'aria calda, praticamente. Questa è una cosa graziosa. Devo dire che è veramente graziosa.
lucce avvoltoio e uno scorpione che sta salendo in maniera piuttosto minacciosa. Ma io comunque devo ancora scoprire questo filone di minerali. Estrailo completamente puntando su di esso e tenendo premuto LR2. Slime della giungla, quindi non è solamente verde, è anche della giungla. Voglio fare una prova qui. Vediamo un po'. Che succede se io mi mollo da questa parte? Questo che sarebbe questo sacchettino? Argento 66? Una torcia. Ah, dentro questi sacchettini praticamente è come se fossero dei 2 argento, 22 rame. Vediamo che cos'è praticamente. Questo è un blocco di fango. Può essere posizionato, vabbè, il fango lo mettiamo insieme agli altri materiali. Blocco di sabbia l'abbiamo preso prima. Acqua foglia. Moneta d'argento, 50 danno di stanza. Rame lo metto qua. Per ora l'argento lo metto qui. C'è una pianta carnivora lì in alto che sembra abbastanza minacciosa. Posso sparare a questo? Mi posso appendere sulle liane? No, assolutamente no. Nemmeno sull'albero praticamente. Va bene, devo fare la strada in salita. È molto più potente degli altri questo, devo perderci qualche pianta afferratrice. Se quello accetta gli faccio più danno. Non ci riesce più a saltare. Sì, bravo, fai così. Salta ancora. È abbastanza citrino questo. Ci saremo un bel po' per farlo fuori. A meno che io non vada sotto con la spada rischiando di morire. Sarà una guerra tra me e lui. Ma sì, dai, chi se ne frega. Arrivo. Infatti lui è molto più veloce. E non è che io gli faccia tanto più danno. Sì, veramente sì. 5 argento. Ok, abbiamo fatto fuori il nostro acerrimo nemico. Cioè, vabbè, insomma. Uno slimino non potrebbe essere tanto più. Non riuscivo a salire per questo disgraziato praticamente. Devo farmi proprio la strada in salita. Devo costruirmi la strada per uscire. Vabbè, esattamente come Minecraft praticamente. Allora, devo dire che è un po' scomodo per quanto riguarda il fatto che sia così piccolissimo. Però c'è il vantaggio che posso muovermi attraverso questi blocchettini da distruggere. Posso muovermi in modo singolo con l'analogico. E questa cosa è graziosa, può essere comoda, cose del genere. Vediamo quanto io riesco a salire. Sto prendendo un sacco di blocchi di fango, non so a cosa possano servirmi, quanto possono essere utili. Devo piazzare una torcettina. Con R2 la piazzo. Voglio piazzarla qui. Bene. Ne piazzo un'altra. No, vabbè, prima devo rompere, altrimenti poi. Tra l'altro c'è quella pianta che in maniera abbastanza minacciosa si avvicina ed è una cosa che non posso evitare se non. Metto un'altra torcettina, la mettiamo a questo punto
qui, che mi serve un pochettino di luce. Che cos'è quella cosa? Quella faccettina azzurra? Forse sarà il mio stato d'animo? Boh, può darsi. Sento voci di papere. Non so quanto siano affidabili. Mettiamo un'altra torcettina, la mettiamo esattevolmente qui. Andiamo avanti ancora, facciamo un altro poco di distruzione. Tanto direi che ormai ci siamo. Ci siamo riusciti a trovare l'uscita. Blocco di fango, sempre fango. Questa cosina azzurrina qua che cos'è? Fiore celeste. E comunque devo salire ancora. Prima di salire metterei un'altra torcetta qua perché non si può mai sapere. Vediamo cosa è. Fiore celeste può essere posizionato materiale per ricavare la tintura celeste. D'accordo. Poi ci sono questi due che li ha messi separati. Temerario, dono della natura, equipaggiabile, materiale, consumo mana ridotto del 6% più 2 velocità colpo a colpo. Allora, questo è corazzato, dono della natura più 3 difesa più 2 velocità colpo a colpo. E come si fa a equipaggiarlo? Ah, L2. E qual è la posizione? Scusami. Come si faceva a cambiare meno così? Ah, è un oggettino, quindi posso prenderla ancora. Anche l'altro posso indossare teoricamente, dico bene? L2? No, lo cambia. E se io lo prendo e lo inserisco qui. Ah, non fa parte delle altre cose, quindi o questo o quello. No, equipaggio questo, dai. Va bene, questo lo mettiamo poi qui. Gelatina, ghianda, può essere posizionato. Prendi uno, modalità costruzione preferito e cestino. Devo prendere questo e metterlo qui. Va bene. Quindi risaliamo ancora, facciamo ancora un altro poco di strada per risalire. Troviamo la nostra uscita. No, devo cambiare. Certo, bisogna rendersi conto che ora praticamente apro la strada anche a loro, quindi diventa un po' più ostico di prima. Non riesco a romperlo quello. Mi sa che prima, comunque, prima di toglierlo devo eliminare l'albero, altrimenti non posso farlo, dico bene? Devo uscire da una parte dove non ci sono alberi, a quanto pare. Mi pare di capire, eh. Poi ci sto arrivando per esclusione. Non so se la mia supposta è giusta. La supposta è giusta. Ecco, da qui cominciamo a salire. Immagino di poter uscire, sì, infatti. Un po' pignolo sotto questo punto di vista, ma glielo concediamo. Va bene, a questo punto
vediamo di tornare a questo, no, di tornare, di trovare sto filone di materiale. Gelatina 28 rame, minerale, ci ha dato un minerale. Che minerale ci ha dato? Minerale d'argento. Almeno abbiamo preso un minerale finalmente. Fatto sta che c'è ancora, cioè dobbiamo ancora finire il tutorial. La cosa bella è questa. A parte che questo pupazzino non mi piace, spero di poter cambiare e prendere un pupazzetto donna. Però, allora, qua c'è sto filone, adesso ci riproviamo. Insisto un pochettino, ragazzi, vediamo se... Cosa? Un fungo. Ma che serve il fungo? Risana 15 vita, consumabile. Lasciamolo qua perché potrebbe essere utile. Va bene, proviamo a rompere questo filone. Vediamo se perdendo qualche attimino. Nel frattempo, ragazzi, penso che anche questo gioco non sia proprio adattissimo al, al nostro scopo, diciamo. Allora, facciamo una cosa. Siccome questo mi sa che non si può rompere, il filone è quello sul quale sta passando lo slime verde in questo momento. Facciamo così, vediamo se... Minerale di rame. Proviamo ad eliminare questi slime verdi che sono qua vicino. Infatti prendiamo qualche altra gelatina che può essere utile. Un filone di materiale. Sì, l'abbiamo rotto. Immagino sia questo, che l'ho capito dopo che l'ho visto splendere per un attimo. Estrailo completamente, dice. Quindi dobbiamo scavarlo tutto. Proviamo, vediamo se veramente l'ho fatto così. Fino a quale parte oscura del pianeta ci porterà questo? Anche perché è una trappola mortale entrare qui, eh. Sì, perché tra l'altro poi questo qua, questo che è più violaceo, non si rompe. Io ho come l'impressione che se come Minecraft ci serve una... Poi una... c'è un piccone che sia di materiale diverso, che sia insomma materiale più resistente per eliminare il... No, eliminare, per poter raccogliere i minerali, i materiali che sono più corposi. Intanto il filone penso di averlo trovato, sperando, mi auguro che sia questo. Nel frattempo mettiamo una torcia qui nei paraggi. Ok. Vabbè, probabilmente... Ah, quanto più scavi in profondità, tanto migliori saranno i minerali. Alcuni di questi richiedono un piccone migliore per essere estratti. Sì, infatti era... il mio... è proprio quello che ho appena detto. Solitamente è una cosa che ci succede automaticamente quando diciamo una cosa, o succede immediatamente dopo, o immediatamente dopo succede l'esatto opposto, proprio al 100%. Se resti bloccato in un buco è possibile posizionare le piattaforme di legno per uscire. Crea 6 piattaforme di legno. Premi il triangolo per aprire il menu dell'inventario e posiziona... Aspetta che intanto picchiamo qua lo slimino. Vediamo se arriva anche l'altro. Credo proprio di sì. Ok, quindi posizioniamo il legno, lo mettiamo qui. Usciamo da questo menu e posizioniamo il legno. Lo mettiamo qui. Poi lo mettiamo qui. Ne mettiamo un altro qui. 4. Ne mettiamo un altro qui. E saltiamo. Dovremmo rompere quest'altro, tra virgolette. Posizioniamo il legno.
lo mettiamo qui, mettiamo un altro qui e saltiamo. Ne mettiamo un altro qui. Uno e due. Va bene, mettiamo un altro giù così. Sono sei quelle che abbiamo messo? Sì. Ok, siamo usciti da qui. Comunque, nel frattempo vado comunque a... Sei piattaforme di legno. Ah, devo proprio creare la piattaforma, quindi quello è solo pezzo di legno, non è piattaforma, va bene. Creiamo questi. Può essere due. Le ho fatte già, no. Due. Le abbiamo messe dove? Dove stanno? 4, 6, va bene. Ora seleziona piattaforma di legno alla barra dell'inventario. Sono queste? Piattaforma di legno, legno, allora, il legno lo togliamo. Nella modalità cursore funge da mouse, punta il cursore per posizionare le piattaforme di legno. Intanto vado a togliere quelle, poi lo ricostruiamo da capo. Vada via, signor Slime, grazie, molto gentile. Dovevo creare le piattaforme e non quello, va bene. Uno e due. Bene, rimettiamo anche le altre, le mettiamo qui e qui. Salto. Metto qui e qui. Oppla. Ok, ricorda che puoi passare da una modalità cursore all'altra in qualunque momento premendo L3. Scusate, va bene. È pericoloso trovarsi fuori notte. Costruisci un rifugio prima che faccia buio. Ti serve una porta per entrare e uscire. Rimuovi tre blocchi dalla parte inferiore di un muro per fare spazio. Tre blocchi dalla parte inferiore di un muro per fare spazio. E in quale zona possiamo costruire? Che quella praticamente anche questa è una semplice piattaforma di legno. Voglio scendere comunque perché c'ho il minerale d'oro e pozione del minatore. Consumo ovviamente alla velocità di estrazione 8 minuti. Dura 8 minuti. Vabbè, minerale d'oro. Credo che sia un minerale d'oro. Non vedo altro, sinceramente. Insieme al minerale d'argento lo mettiamo vicino. Temerario dono della natura è quello di prima, va bene. Una porta per entrare e uscire. Rimuovi tre blocchi dalla parte inferiore di un muro. Dalla parte inferiore di un muro. Ma cosa intendi tu per muro, caro signor gioco? Qualsiasi cosa sia per te un muro. Intanto vorrei trovare uno spaziettino che sia grazioso. Certo, rallenta nell'acqua, giustamente. Sempre gelatina. Slime della giungla. Essere abbastanza potente prima, vero? Pipistrello della giungla. E
è molto più lento in confronto alla spada, però quantomeno dà il colpo a roteare, quindi riprendo sempre e colpisco sempre. Ora mi allontano un po' perché perdere troppo tempo qua. Cerco di evitare i guai. Bravo. Si è fatto un po' più scuro in generale, o perché sono passato vicino alla caverna? No, qua è di nuovo giorno. Vabbè, usiamo questo spazio, dai. Uno, due, tre. Rimuovi tre blocchi dalla parte inferiore di un muro. Proviamo qua giù a questo punto. Anche se qua c'è sto... Proseguiamo qui, vediamo se ci va. No, perché poi non posso nemmeno uscire. Voglio provare a fare una cosa... Utilizzo un piccone. La parte inferiore di un muro. Cioè, mi sto chiedendo in questo momento quale sia il muro e quale la parte inferiore di un muro. Vediamo se scendendo da qui. Oh, mi è bloccato. C'era un coniglietto. Rana. Ciao rana. Ho picchiato la rana, poverina. Non prendo niente. L'ho solo ammazzata e basta. Mi è dispiaciuto un pochettino, povera rana. Immagino che anche con il coniglietto sia la stessa cosa. Va bene, vado avanti nella speranza di trovare questo famoso muro, come dice il gioco. Ciao slime della giungla. Slime blu, anche questo io vorrei cercare di evitarlo, non ci sono riuscito. Vado un po', proseguo un po', vediamo se riesco a trovare qualcosa. Proviamo il piccone su questo, che cos'è? Blocco d'argilla. No, non è... Ci vorrebbe anche un indicatore per dirti in quale direzione tu debba andare per fare questo tipo particolare di azione. Non sarebbe male, assolutamente, che anziché farmi cercare a vuoto, più che altro mi fai capire direttamente qual è il muro, così io lo distruggo e risolviamo il problema anziché farmi gironzolare un po' alla cieca, sinceramente. Rimuovo tre blocchi dalla parte inferiore di un muro. Va bene. Vediamo se questo è il muro che prima non me lo facevo utilizzare. Cioè, me lo facevo utilizzare, me lo fa colpire, ma non mi dà la possibilità di distruggerlo. Questo è il fatto. Beh, comunque per il salottino penso proprio che non vada bene. Non è nemmeno questo. Allora facciamo un altro tipo di intervento. Un blocco di argilla lì, non mi chiedete perché, mi andava di coprire quel buchettino. Proviamo qui, vediamo se lo fa qui. Uno, due, tre. Poi dovrei andare nel menu di costruzione, secondo lui.
Moneta di rame. Bomba appiccicosa. Filo di ragnatela. Tenere per arrampicarsi. Ah, qua ci sono gli ingredienti che servono praticamente. Fare il fuoco per fare il filo di ragnatela. La bomba appiccicosa. La piattaforma, il banco da lavoro. Si usa per la... Ah, il banco da lavoro, sì, anche quello è di... proprio classico. Posso costruirlo. 10 di legno, ne ho 17, quindi posso farlo. Voglio metterlo esattamente qui. Oh, l'ho posizionato. Il banco da lavoro l'ho già costruito, però diciamo che ancora non trovo questa parte inferiore del muro. Sbaglio il tasto per saltare. Sugli alberi non ci si può stare, però. Va bene, farò un altro po' di strada, vediamo dove arrivare. Anche a un certo punto, se muoio, chi se ne frega, però voglio vedere qual è questa parte inferiore del muro, perché non mi pare di vedere il muro da qualche parte, sinceramente. Qua c'è ancora altro minerale. Oh, qui comincia a esserci un po' di neve e la cosa mi piace. Abbiamo cambiato bioma. Slime di ghiaccio, cioè tutti gli slime possibili e immaginabili praticamente. Un argento e due rame. Un argento e 92 rame. Posso salire lì su? Semi di che? Rabbrivirovo. Può essere posizionato. Sì, ma non adesso. Costruiamo altre due piattaforme. Mettiamo la nostra piattaforma di legno proprio qui. Così posso saltare. Bene, volevo arrivare proprio qua su. Sono il re del mondo! Non è vero assolutamente niente, come al solito. 22 di corda. Oh, che bello, finalmente troviamo la corda. Più 3 gamma. Può essere posizionato materiale per arrampicarsi. Ci sono un sacco di oggetti e già praticamente ho l'inventario metà pieno. Vorrei provare a capire. Se cado a grande distanza mi faccio male? Decisamente. Sei morto. 23 rame per rivivere. Hai incontrato la morte. Mi serve una porta per entrare e uscire. Sì, ok tesoro, mi serve una porta. Possibile rimanere bloccati per una stupidaggine del genere, davvero? Allora, facciamo una cosa. Immagino che il muro possa essere questo fatto con la pietra, giusto? Immagino, mi viene da pensare che sia così. Quindi, dato che siamo qua sotto, uno, due, tre. Non è questo, quindi scendiamo. Rompiamo questo e facciamo gli scalini. Non è nemmeno questo. Vabbè, questo lo rompo tutto a questo punto, dato che abbiamo
questo spazio a disposizione. 1, 2 e 3. È un blocco di pietra, non è un blocco di muro, però quantomeno. Vabbè, lo abbiamo già fatto, però voglio arrivare sopra fino al... Intanto vediamo. Il blocco di terra lo prendo così mi riposiziono. Corridoio, diciamo così, per poter risalire. Si riforma come se niente fosse praticamente. Blocchi di pietra. Risistemiamo i blocchi di pietra a questo punto. Ah, avevo un sacco di posto dove andare, sei proprio infilato qua dentro. Non è servito a niente nemmeno questo. Quando si avvicina un banco da lavoro o un'altra unità di redazione, si includi una fornace. Nel menu creazione degli oggetti saranno disponibili più formule. Avvicinati al banco da lavoro e fai una porta. Non batti alberi se non possiedi abbastanza legna. Azione. Ah, devo comunque entrare. Muro di legno, sedia di legno, recinto, fornace, piattaforma, freccia, bobina di corda, torcia. Ah, posso riformare il legno praticamente da quello che io ho. Muro di pietra, muro di legno, porta, ecco, ne servivano 6, per questo non mi dava la possibilità di costruirlo. Abbattere, ok, costruiamo la porta. Porta di legno. Adesso posiziono la porta nello spazio creato nel muro. È complicato, non risulta più facile mettere il cursore manuale L3. Vabbè, intanto dobbiamo mettere tra gli oggetti utilizzabili. Minerale di rame lo possiamo mettere qui. Quindi, vediamo di sistemare questa porta. Vediamo in quale posto deve essere fatto il... Perfetto. Punta su di essa e premi il cerchio. Vabbè. Ci sei quasi. Per rendere sicura l'abitazione è necessario rivestire lo sfondo di quest'ultima con dei muri. Ad esempio, muri di legno. Crea un set di muri di legno sul banco da lavoro, altri alberi non possiede abbastanza legna. Andiamo ad abbattere un albero, così da buoni distruttori della natura quali siamo. Abbattiamo quest'albero. Lo stai abbattendo, sì? Decisamente. Abbiamo preso un bel po' di legno. Schivato. Costruiamo. Allora, yo-yo di legno, 9 danno nel corpo a corpo, 4% possibilità di colpire, alta velocità, spintone molto debole, materiale. Arco di legno.
4 danno agli Stunzen. Martello di legno, spada di legno, canna da pesca. È carino per passare il tempo, no? C'è molte molte cose da fare, però non va bene per il salottino. E a questo punto cioè praticamente è meglio giocare Minecraft, voglio dire. Quindi costruiamo questi muri, che è un set di muri sul banco da lavoro, però non specifica quali. Io direi di costruire il muro di terra, che è quello abbiamo, del quale abbiamo più pezzi. 4, 8, 12, 16, 20. Va bene così. Lo mettiamo qui. Nel frattempo togliamo questi. Togliamo questi. E togliamo anche questi. Non va bene. Ah, 7 muri di legno, come non detto. Devono essere 3. Rivesti lo sfondo dell'abitazione con muri di legno e compiti sono più facile con un modello del cursore. Ora mi sposto un pochettino. Va bene, sì. Assicurati di coprire l'intero sfondo. Quindi devo andare ad abbattere altri alberi. Quella è una trappola per gli slime, praticamente non riescono più a liberarsi. Ma sì, abbattiamo gli alberi. Distruggiamo così felicemente la natura. La porticina praticamente è lo specchio per le allodole. Devo sempre ricostruire. Muro di legno. 1, 2, 3, 4. Penso che ne abbiamo un bel po'. Ne abbiamo un bel po'. Beh. È un po' scomodo sotto questo punto di vista, devo dire. Non è tutto coperto? Devo chiuderlo praticamente, poi magari lo riapro, eh? Eh sì, perché sennò poi devo andare a costruire 60 pezzi di muro. Piuttosto complicato fare queste cose con estrema precisione. Adesso ne costruisco un altro po'. Con 80 pezzi diciamo che dovrei riuscire. Poi mi serviva alla fine soltanto uno, praticamente. Perché non mi dai la possibilità di costruirlo dappertutto?
adesso è costruito. Ho coperto l'intero sfondo, amico. Niente. Cioè, intende tutto fino a qua giù. Proviamo a questo punto. Chissà che non sia così. O forse intende lo spazio quello che è comunque illuminato. Vuole proprio che io costruisca tutto, no? Devo avvicinarmi al banco da lavoro. Ok, costruiamo allora questo muro. Speriamo questo muro a sto punto serva. Slime cercano di attaccarmi ma non possono. Oh, grazie signore. L'abitazione ora è sicura. Perché un PNG possa abitare una stanza sono necessari un tavolo, banco da lavoro, una sedia, una fonte di illuminazione, esempio torcia. Vabbè, a sto punto tu ti sei passato il tempo, ora me lo passo io. D'accordo. Mettiamo ora un paio di torce, ne mettiamo una qui e un'altra qui vicino alla porticina. Ne mettiamo anche un'altra qui. Una sedia, dobbiamo costruire una sedia, benissimo. Andiamo di nuovo nel menu di costruzione. Sedia può essere posizionata. Posizioniamo la sedia. Così facciamo pure una bella sedutina sopra il nostro blocco d'argilla. Ecco qui. Questa stanza è a misura di PNG. Man mano che avanzi, molti PNG potranno trasferirsi in abitazione se vi sono abbastanza stanze abitabili a disposizione. Ah. La guida. Scusate, la guida è il primo PNG che può trasferirsi nell'abitazione. Puoi parlargli per chiedere consigli o informazioni sugli ingredienti per la creazione. È possibile creare un martello per distruggere mobili o muri sullo sfondo. Congratulazioni, hai completato il tutorial. Grazie, finalmente, non vedevo l'ora. La cosa proprio, il mio obiettivo era quello. Ci sono solo poche aree da esplorare su quest'isola fluttuante. Quando sei pronto, esci dal tutorial e crea un mondo completamente nuovo. Guarda, lo faccio immediatamente. Oh, l'esperto di Terraria. Trofeo guadagnato. Proprio sì, l'espertissimo che mi sono fatto picchiare 17 volte. No, no, usciamo da questo. Sì, sì, usciamo dal tutorial. Dato che dobbiamo... Aspetta. E perché ora mi ha cambiato pupazzetto? Ah, aspetta, con la demo posso solamente utilizzare il tutorial, nemmeno il giocatore singolo? Oh, scusate, mi è andato in modalità acquisto, quindi non si poteva vedere praticamente. Eh no, ragazzi, non ha senso praticamente. Io magari volevo fare una piccola parte della storia in giocatore singolo, ma non va bene. Ok, dato che siamo giunti a questo punto, abbiamo conosciuto Terraria, che non si adatta completamente alla necessità del salottino, per cui non c'è niente da fare.
ragazzi, va bene, per questa puntata è tutto. Purtroppo siamo incappati in un gioco che non c'entra con il nostro scopo, ma va bene uguale. Sì, direi che a questo punto sarebbe meglio, se dovessimo scegliere proprio un gioco del genere, direi che è molto meglio usare Minecraft, sia perché abbiamo la versione completa definitiva, sia perché comunque non... cioè questo diventa scomodo, anche se lo vedo un po' più completo nelle cose, non è meno peccolini. Poi in ogni caso, non avendo la versione definitiva, comunque non ha senso. Ragazzi, vi ringrazio per avermi seguito. Ricordatevi di iscrivervi sia come follower qui su Twitch che sul canale di YouTube, sul quale poi vanno riportati tutti i clip, tutte le dirette che facciamo qui. Questo niente di meno era il filmato numero 99, quindi domani sera su YouTube seguiremo l'episodio 100 sul mio canale, ma 100 non di una cosa sola, ma di tutto praticamente. Il 100° episodio del canale sarà Root Letter, che abbiamo già portato avanti da alcuni mesi, e domani sera faremo il nuovo episodio. Detto questo, vi auguro a tutti una buona domenica, vi abbraccio con affetto e come sempre ci ritroviamo al prossimo video.